Andiamo al nostro intervento. Dunque, sì, Dio non avrebbe creato Adamo e Eva, il padre e la madre del genere umano, nostri bis nonni a tutti noi. Avrebbe creato Adamo e Giovanni, un suicidio. C'è qui che vediamo come dietro questa grandi massoni nemici di Gesù Cristo, questo odio contro la Santa Fede Cattolica, contro Dio creatore che ha inventato e dato alla terra l'unica vera religione, la Santa Fede Cattolica, la vera, quella del, fino al 58, lo sapete, che non ha mai cambiato, non può cambiare. Nessun nasce sodomista. Lui è nato così, voi siete, lo rispettate? No. Nessun nasce sodomista portato questo tipo di cose. Come nessun nasce ladro, nessun nasce bestemmiatore, nessun nasce adultero, nessun nasce bugiardo. È portato magari perché forse i genitori, ladri, o genitori che hanno portato a ubriacarsi, avranno figli che hanno la stessa tendenza. Un altro discorso. Ma tendenza non vuol dire seguire il peccato, è un altro discorso. Che si... L'uomo, tu semplicemente, l'uomo è come la mano. La donna è come il guante. Chiaro, no? Una mano va con un guante. Le due guanti non vanno insieme, neanche due mani. Ci sono alcune differenze anatomiche, no? Fra uomo e donna. Allora, se c'è una tale differenza a livello fisico, si sa e si vede, a livello pubblico della pelle, della forma, della... anche un capello di uomo non è un capello di donna. La pelle è differente. Se c'è una tale differenza a livello intimo, a livello delicato, a livello fisico, ma anche a livello psicologico, c'è una differenza abissale. Anche a livello spirituale, anche. Una donna, un uomo non pensano, non amano, non pregano nella stessa maniera. E Dio ha voluto questa differenza. Se tu sei uomo o donna, ragazzo o ragazza, è stata scelta da Dio. E lui sa perché. Tu ti salverai come uomo, non come donna. Tu ti salverai come donna, non come uomo. Sono due misteri differenti che si completano. Benissimo. L'uomo, per esempio, porta fuori di sé. Sia il plato coniugale per i sposi, sia per il lavoro, per tante cose. La donna porta dentro, accoglie. E più mistero che bisogna essere protetta di contemplazione. I 500 milioni di spermatozoi, che sono ogni atto coniugale, non sono stati creati per finire in un... parliamo di come medico, di termini medicali. Per finire nell'anno, la parte, sapete l'anno, con le feci, ma nella parte intima femminile, per un scopo ben preciso, trasmettere la vita. Ogni atto coniugale sono più o meno 500 milioni di spermatozoi. Normalmente, adesso molto di meno, per vari motivi voluti. Sono 500 milioni di metà volto di un bambino, metà volto di un animale immortale, che cercano. Uno di loro andrà a cercare e troverà l'altra metà del bambino, l'altra metà dell'anima immortale, l'ovulo femminile della sposa, dentro di sé. Mica sono per buttare così nella spazzatura o nelle feci, così, ma sia assolutamente orribile. Dobbiamo parlare di queste cose qua perché fanno credere ai vostri figli e a voi che l'omosessualità, questa cosa, è naturale, non è, è totalmente contro natura, e lo vedremo anche al punto fisico. Chiamiamo un gatto, un cane, ci ha sentito su di lui, no? Donc, per considerare i cromosomi, cioè i geni, all'ovulo. Dono della vita a tre, con Dio, sposa e Dio. Contemplazione innamorata, questa è la vera sessualità. Offerta di sé per l'eternità. Dietro la parte intima della sposa, lo sposo deve vedere dietro di lei l'eternità, vedere Dio in ogni persona, mica una retorica, tu devi vedere Dio in ogni anima.
E anche in questo momento, in questi che cioè parliamo adesso, una sola carne. Altro che sesso al preservativo, che la morte del piacere e la morte dell'amore, a tutti i livelli. La contraccezione e l'omosessualità hanno tutte e due la stessa malizia di morte, di suicidio, evidentemente. Sterilità, vecchia, senza vita. Sono gli anziani, i vecchi che sono sterili. Vuota. Senza metà, senza senso. La contraccezione come la sodomia non hanno più nessuna metà, nessun senso. È un amore morto, suicida. Scappare da se stesso, rifiuto dal dono, non vuol darti riconoscendo me stesso e te come differente. Ecco, parlo della differenza, non mi butto sul stesso sesso, cosa che dicono. Paura e rifiuto del confronto con l'altro sesso. Questo è il problema dell'omosessualità. Logicamente, allora, genitori contraccettori, donc chi vivono e chi sono aggrappati a questa mentalità di questo peccato permanente, che si chiama la contraccezione, lo rifiuto bloccare, rifiutare la concezione. La Madonna è concezione. Gli sposi cristiani oggi, ex cattolici, perché sono caduti nell'apostasia tutti, la falsa chiesa moderna? Perché è, non è concezione, è anticoncezione. La Madonna è immacolata concezione, qui è contra concezione, contraccezione. Genitori contraccettori con questa mentalità di rifiuto della vita, rifiuto dell'uomo, della donna, marito rifiuta la moglie, non ti volevo donna, non volevo ciò che è, come sei feconda, no? E la moglie rifiuta il marito, non ti volevo fecondo, sono stato oggetto per me a piacere, basta. Logicamente genitori contraccettori hanno figli con queste tendenze, a questo tipo di perversione, una perversione sessuale, evidentemente. Allora, parliamo adesso anatomicamente e contro natura. Vi parlo adesso in linguaggio un po' medicale, semplice, per far capire le cose. La parete intima della donna, si chiama la parete vaginale, è fatta da vari muri di cellule, si chiamano dei strati cellulari, che permettono un passaggio alla parte intima della sposa, sia di dentro verso fuori, per esempio il sangue mestruale, quando esce da dentro verso fuori, no? Quando la sposa va a urinare, l'urina anche il parto, il bambino passa da dentro verso fuori. Beh, la parete vaginale permette questo movimento di dentro verso fuori e anche permette un altro movimento che Dio ha fatto, che anche un movimento da fuori verso dentro, tipo rapporti coniugali. Dio ha fatto certe ghiandole particolari, come una ghiandole di Bartolini, piccole, come si chiama, ghiandole, che producono un certo olio che lubrificano l'interno della parte intima della sposa per evitare di ferirla, che permettono di evitare l'abrasione e anche c'è produzione di acido lattico con certi bacilli buoni che sono parte di ciò che si chiama la flora non intestinale, flora vaginale, bacilli di Doderlein che producono questo liquido che si chiama acido lattico, direttamente l'acido lattico, che purifica l'interno della parte intima della donna. Non c'è bisogno di preoccuparsi per pulire bene. Allora, il retto, lui, per gli uomini che fanno certe cose, l'uomo ha un retto soltanto, no? O un anno, A-N-O, è un sfintere che si chiude e si apre soltanto. Questo qua è una membrana, questa parete donc, dell'anno supralano, che donc, è la fine dell'intestino grasso. Non sono tre muri di cellule uno dopo l'altro, è soltanto un muro cellulare, cioè uno strato di cellule. E loro non hanno queste gondole di Bartolini per lubrificare? No. È fatto per un movimento di dentro verso fuori esclusivo, espulsare le feci. Da dentro verso fuori, chiaro, non da fuori verso dentro. Provate a mettere un bambino una supposta a voi stessi. Cosa fa il vostro corpo? Cerca automaticamente di buttarlo fuori, perché non è fatto per un movimento di fuori verso dentro, evidentemente. È una mucosa intestinale, cioè il corpo qui è molto rigato di vasi sanguigni che cercano di prendere dal pacco di, diciamo, di alimentario, che si chiamano feci,
E prendere te tirare fuori dentro il corpo ancora ciò che può rimanere di vitamine, di ferro, particolarmente. Prendere questo qua con la microflora nella rete sanguigna per succhiare il poco nutrimento che c'è ancora nelle feci che stanno per lasciare il corpo. Un bon Dio fantastico, ha fatto tutte cose meravigliose. Allora, fra due persone che fanno questo tipo di cosa che si chiama sodomia, una dei due, per forza fa la donna. Questo tipo di coppie, per chiamarle così, per due, le ragazze che fanno questo tipo di abominazione, chiamano una dei due uomini fa la donna, per forza. E per due ragazze una fa l'uomo. È sempre così. Si vede, avete visto certe ragazze che si proclamano omosessuali lesbiche, ma c'è una che farebbe parole del mondo, si è assolutamente aggressiva. E l'altra che è una scema stupida. Bene, andiamo avanti. Scusate la descrizione un po' cruda, ma è necessaria per poter rispondere dopo voi ai consultori giovanili e ai ragazzi e ai bambini o alle maestre delle scuole che insegnano queste sporcherie ai vostri figli. Lo fanno e voi non lo sapete. Che vogliono far credere ai vostri figli e a tutti con la TV che naturale è normale. No, non è naturale. No, non è normale. Scusatemi la parola, parliamo adesso di nuovo, ma concludo. Quando il pene in erezione sforza il sfintere anale tra due uomini che fanno queste sporcherie, perché è una certa parola, sforza il sfintere anale, che è fatto che chiuso normalmente per non perdere le feci nell'autobus e nella macchina, no? Quando forza queste cose qua, beh, è un sfintere. Cos'è un sfintere? È un muscolo rotondo che stringe e si rialza, si apre per certi, a certi momenti, su certe pressioni particolari che il mondo ha fatto. E donc, dopo queste sodomie ripetute, cosa accade? Questo sfintere è stato sforzato. Prendete una mutanda di uomo, fate così, tirate così, boom, 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 boom. Dopo poco tempo, cosa accade? L'elastico si rinascia, si perde la sua capacità di stringere. La stessa cosa. Non ve lo dice la TV queste cose qua. E lo chiamano il sfintere anale, dopo sodomia ripetuta, rimane aperto, come la mutanda. Una porta di macchina che è stata forzata, la stessa cosa. E lascia passare di continuo le feci. Anche nell'ufficio al lavoro. I PACS, cioè i matrimoni per tutti, avranno sussidi del governo per comprare i pannoloni? Padre, ma non ci dicono queste cose qua. Evidentemente che non te le dicono. Satana è un bugiardo. Chi vive nel peccato diventa un bugiardo. Il cristiano figlio della verità. Chi rifiuta Gesù Cristo e la sua vita diventa figlio di Satana, cioè un bugiardo. L'epitelio rettale, donc, bon, passiamo, vi ricordo una cosa medica. L'epitelio rettale, cioè la parte interna al retto, non è protetto dall'effetto abrasivo di questo movimento contro natura, ma promuove l'assorbimento degli antigeni spermatici. Allora, l'aggressiva immunogenicità dello sperma, che lo sperma ha la proprietà che immunogenica. Che si chiama la immunogenicità. Insieme, in sinergia con la microflora rettale, che il sperma con ciò che trova dentro l'intestino grasso dell'uomo che fa la donna, a quel momento, genera una stimolazione che si chiama antigenica cronica. Cosa significa? Semplicemente sopprime. Fa scomparire la risposta del sistema immunitario. Tu vi date conto di cosa vuol dire? Se vi dico dopo che quasi nessun sodomista che è visto in questo vizio per un po' di anni passa i 65 anni, vi meraviglia? No, ne parleremo dopo. Dopo rispetto che durante la sodomia il pene in erezione provoca delle microferite, spacca l'intestino. Poche microferite dove sia il sperma di questo uomo che fa queste sporcherie, che fa l'uomo,
lo sperma sia le feci passano, quello che c'è, nel sangue dell'uomo che fa donna. E vedete cosa provoca? Devo farvi una spiegazione più chiara? Credo che non c'è bisogno. Cominciate a capire, e donc, questo sperma e feci assorbiti dalla mucosa intestinale passano nel sangue. Cominciate a capire perché il buon Dio che ci ama ci proibisce così veramente questo orribile atto. Mica Dio in basso. Quando dice che una cosa è un peccato perché ci vuole bene, ma voi Dio ci dice che è una cosa contro natura perché ci vuole bene. Dio ti ama, mica questa gente del governo, questa gente dei massoni che ti dicono di amarti. Ti dicono di amarti. Cosa provoca? Ah, semplice. Gay intestinal syndrome. Malattia intestinale, a non finire. Infezione di germi che sono di fatto i parassiti intestinali. Amibiasi, giardiasi, cingellosi. Epatite A e B, evidentemente, passo in Italia. Tutte queste cose qua sono 8000%, non 100%, 8000% più frequenti nei sodomisti. Gay, come dico, dicono questi.